Bentornati a questa puntata di Maker Chef. Oggi avremo di nuovo con noi un esperto, un maker di canzoni, di libri, di qualsiasi cosa. Avremo con noi di nuovo Enrico Ruggeri e parleremo di vulcani, sandbox e come modellarli con un sensore 3D. Sigla! D'acciaio, lasciare adessiccare su una morsa così, un pizzico di led e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, poi cuci, salta, tagli, accendi. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, Maker Chef. Bentornati a Maker Chef, facciamo entrare l'ospite di oggi, Enrico Ruggeri, bentornato, esperto dell'ignoto come il nome della sua trasmissione. Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori, è sempre un piacere parlare di scienza, parlare di tecnologia e parlare di qualsiasi cosa della quale non ho la più pallida idea. Ed è per questo un po' che l'abbiamo chiamata qua. Noi parleremo oggi di questo progetto molto interessante, questa sandbox, ovvero una scatola piena di sabbia con un sensore. Viene proiettato sulla sabbia una sorta di mappa 3D in cui puoi scavare le montagne, far venire fuori l'acqua. A questo punto la sabbia sembra quasi bagnarsi. Beh, fantastico, certo. È fantastico. Quando riusciamo a percepire queste emozioni, questa certo. Scatola di sabbia bagnata e una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili, rincorsi dei cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. Certo, allora non paghiamo la SIAE. Io che rimango qui solo a cercare un caffè. Non pagheremo la SIAE per questo intervento così random. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar, questo seminario online, in cui affronteremo alcuni degli aspetti principali e delle idee che sono a monte dei modelli in generale, ma anche dei modelli vulcanici. E alla fine del seminario useremo proprio un modello per una simulazione, simuleremo la deformazione superficiale di un vulcano e in particolare il collasso di una parte dell'edificio vulcanico. Il mio nome è Erika Ronchin e sono una segnista Marie Curie alla Sapienza, all'Università di Roma, al Dipartimento di Scienze della Terra. Oggi siamo qua ospitati dallo Scifab Lab, che è il Scientific Fabrication Laboratory dell'ICTP, che è il Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste, che ci ospita con gli spazi, ma ci dà anche gli strumenti per fare i modelli e ci aiuta con la regia, ci permette di fare questo webinar. Benvenuti all'Ignoto Senza Apostrofo, la meta rubrica di Maker Chef. Il progetto Sandbox non si ferma qui. Gli sviluppi futuri permetteranno ad ogni famiglia che ne vorrà possedere uno di costruire nella propria casa un piccolo stabilimento balneare. Scavando nella sabbia si formeranno, oltre ai mari e le spiagge, anche dei piccoli turisti tedeschi con le calze e le crocs. Bambini biondissimi, urlanti, che infastidiranno gli anziani. Famiglie meridionali con pranzi luculiani a base di melanzane alla parmigiana e arancini. L'ideale per una merenda leggera e frugale sotto i 45 gradi centigradi. L'attuale tecnologia, quindi abbiamo visto, ormai ha dei sensori di una tale sensibilità che è possibile minuziosamente intervenire anche sulle singole particelle di sabbia. Questa sensibilità tecnologia delle macchine moderna è sempre più sensibile. Esatto, pensi esatto. Che io me ne sono accorto, caro. Certo. Max, come? Quando è successo? Quando e come me ne sono accorto? Ebbene, mi sono messo con tutta tranquillità nella mia abitazione a cantare, portiere di notte, ad un passo dal microonde. Il microonde si è messo a piangere. È stato un momento
altissimo che fa percepire la sensibilità di queste macchine moderne, sì, che riescono ad entrare in empatia con l'uomo, se si tratta di un vero artista. Adesso proviamo a chiedere a Mahmood di far sorridere un frigorifero, okay, di far emozionare un aspirapolvere. No, certo. Io penso troverà una certa difficoltà. Io sono una vulcanologa, studio vulcani. Il mio progetto si chiama Pickfolk ed è supportato da una borsa della comunità europea intitolata ad una ricercatrice pluripremio Nobel Marie Curie, che appunto supporta i miei studi. Parte del mio lavoro è l'interpretazione delle deformazioni che si osservano in superficie in aree vulcaniche attive. Per interpretazione intendo cercare di trovare la sorgente, ovvero la ragione per cui osserviamo determinate deformazioni in superficie nelle aree vulcaniche attive. In questo rapporto uomo-macchina, sì, in realtà cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? No. Cos'è che nella notte fa telefonare? Cosa si prende? Cosa si dà? Quando si ama davvero? Sì, mistero, no. Mistero. Non intendevo questo, era un'altra idea. Non vorrei che questo tipo di tecnologia magari prima ti affascina ma poi ti confonde. Dopo ti riprende. Sì. E quando vuole ti cattura. Sei sicuro che non lo vuoi? Certo, ma basta, stiamo parlando di un'altra roba, va bene? Non ci sono solo i modelli numerici, ma in effetti alcuni aspetti dei vulcani vengono studiati nei centri di ricerca anche con dei modelli che si chiamano modelli per analogia, ovvero modelli fisici toccabili su cui mettere le mani, che usano diversi tipi di materiali anche. Quindi alcuni ricercatori usano davvero dei modelli fatti con la sabbia per rappresentare le rocce dei vulcani e studiare le strutture che si formano sui vulcani. Noi in questo caso abbiamo una sabbia che da lontano e dalla telecamera sembra farina, ma vi assicuro che è sabbia. Voi in realtà potete replicare il modello anche con sabbia che magari trovate in spiaggia, ma forse adesso siamo un po' tardi e le vacanze sono finite, ma forse potete farlo con la farina e con un palloncino un po' più piccolo, quindi dovete scalare un po' il sistema è il modello. Ma non preoccupatevi, se il vostro piccolo stabilimento balneare dovesse diventare troppo popolato e caotico, vi sarà sufficiente creare un piccolo disastro meteorologico. Una leggera alluvione vedrà tutti i vostri piccoli turisti prendere la strada del ritorno. Questo per il momento è solamente un mio progetto commerciale. Non è ancora approvato dall'Università di Davis in California, ma speriamo possa presto divenire un aggiornamento software importante. Abbiamo visto che l'attuale tecnologia si sta molto computerizzando e sempre più allontanandosi dalla tecnica, dagli ingranaggi, dai volti, dei saggi, dai pochi, oddio, vantaggi che la mia condizione mi dà. Certo. Polvere, allora, troppi ricordi. Grazie Enrico Ruggeri per essere stato a Maker Faire. Fuori, o forse già ci vediamo per togliere la basta. Dagli ingranaggi, dai volti dei saggi, dai pochi vantaggi che la mia condizione mi dà. 2 grammi di silicio, 4 pezzi d'acciaio, lasciare ad essiccare su una morsa così, un pizzico di led e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, poi cuci, salta, tagli, accendi, Maker Chef, ricette digitali, Maker.